Bene, allora l'argomento che dovrei affrontare questa sera riguarda appunto le problematiche etiche connesse con scienza e tecnologia. Io non sono un esperto di etica, chiaramente, oppure possiamo dire che qualunque essere umano lo è, a ben vedere. In realtà ricalcherò delle cose che in parte magari avete già sentito o visto, recuperato del materiale che era già stato in qualche modo utilizzato, soltanto finalizzando i commenti essenzialmente nella direzione della dimensione etica, per capire un attimo che relazione, se c'è una relazione, che relazione c'è tra la scienza in generale e la tecnologia, che è quella che domina il momento attuale, la nostra società, e appunto l'etica. Diciamo che noi attualmente vediamo intorno a noi abbastanza consolidata una specie di ideologia scientifica, non è la scienza questa. Le ideologie sono delle rappresentazioni che tendono a giustificare dei comportamenti in qualche modo, l'ideologia in generale. La scienza non dovrebbe essere ideologica per sua natura, dovrebbe basarsi su fatti e su ragionamenti. L'ideologia è una rappresentazione di questa attività, come di altre attività, come dell'economia, l'espandio di coscienza, mi riferisco prevalentemente alle scienze della natura, in senso ampio, se vogliamo, anche l'economia è una scienza. Queste sono presentate, rappresentate, autorappresentate da qualche cosa che ne giustifica l'uso, più che altro, no? Esiste, dicevo, un'ideologia scientifica che schematizzo in una maniera un po' banale, se vogliamo, si assume che oggi si dà per scontato che la scienza produce progresso, no? Credo che tutti siano d'accordo, tanto è vero che se qualcuno ha dei dubbi si sente in colpa perché diventa un nemico del progresso se fa delle obiezioni riguardo alla scienza. Che cosa sia il progresso non viene specificato, questa è la dimensione ideologica della cosa, no? Però è un'espressione considerata come ovvia, la scienza serve a produrre progresso, qualunque cosa sia il progresso. L'altra assunzione, ci sono tante cose che noi non capiamo, no, riguardo a questo mondo, la scienza spiegherà tutto. Ovviamente, attualmente, se c'è qualcosa di spiegato, qualcosa no. È questione di tempi. La tecnologia è, come dire, una dimensione pratica, applicativa della conoscenza scientifica. Tecnologia è un insieme di conoscenze pratiche che si desumono dalle conoscenze scientifiche e che ci permettono di affrontare i problemi concreti, pratici. Le automobili le costruisco perché ho le tecnologie adatte per costruirle. A monte c'è la scienza, la termodinamica, la scienza dei motori termici, però quello che poi mi dice come faccio a fabbricarlo, il motore, come faccio a dimensionare i cilindri, come faccio a dimensionare il flusso di alimentazione, lo scarico e così via, questa è una tecnologia. Quello che costruisce i portatili come questo è una tecnologia. La scienza a monte è, se volete, l'elettronica o la microelettronica che spiega i fenomeni che avvengono a scala atomica quando io trasferisco correnti, microcorrenti attraverso materiali che sono semiconduttori e così via. Ma come fare a costruire, ad assemblare un oggetto come questo è la tecnologia. Un telefonino è la tecnologia che me lo progetta e me lo costruisce. Noi, come dicevo prima, siamo dominati da questa dimensione del sapere. E qui ancora di più di quel che ho detto per la scienza, la convinzione corrente è che la tecnologia risolverà qualunque cosa. In piemontese la frase è "An inventeran quai d'una", no? Avete un problema, ne inventeranno qualcuna. Il microfono. Questa versione deve accendere. Deve Sì. sì. Questa assunzione è di nuovo un'assunzione fideistica, no? Ne inventeranno qualcuna, io non so perché o per come, ma sicuramente avverrà, no? Questo fa parte di quella che io ho chiamato l'ideologia scientifica, scientifico-tecnologica, un modo di pensare che giustifica il peso che oggi queste attività hanno nella vita della società contemporanea. L'etica sembra che non ci sia qui, ma in realtà vedete che c'è una dimensione etica, perché se io assumo a priori,
delle convinzioni come queste, che non si basano su una verifica diretta, soprattutto per quanto riguarda il futuro, sto assumendo una scala di valori. L'etica ha a che fare con i valori, cos'è più importante e cosa lo è di meno, cosa vale di più e cosa vale di meno. La scienza in generale non dice cose del genere, men che meno la tecnologia, ma se io assumo quello che ho detto poco fa, sto fissando una scala di valori. I problemi legati ai vincoli di un sistema fisico come il nostro sono secondari, perché tanto la scienza li risolverà se ci saranno. Quindi li fisso io le priorità, a prescindere da questo eventuale presenza di vincoli, no? È qualcosa che attiene a cosa vale, cosa non vale, così via. C'è una dimensione etica in tutto questo. Questa accezione della scienza vede la scienza e la tecnologia come fondante dei valori, di una scala di valori. In definitiva, a suo modo, è fondante di un'etica. La tecnologia chiaramente si basa sulla conoscenza, sulla scienza, però vuol dire fare, saper fare qualcosa, no? Quindi la tecnologia è la capacità di utilizzare delle tecniche, delle arti, la parola iniziale vuol dire arte nel senso dell'artigiano, no? Delle tecniche per fare qualche cosa, è il sapere per fare la tecnologia, mentre la scienza dovrebbe essere il sapere per il sapere. Voglio saperne di più, a prescindere da che cosa ne farò di questo sapere, voglio saperne di più, questa è la scienza. Invece voglio sapere di più per poter fare questo, quello e quell'altro, questa è la tecnologia, a partire da quello che so faccio. Il progresso qui rimane incerto, il progresso è di più, è una accezione del progresso. Voglio fare più cose, voglio andare più in alto, voglio andare più veloce, voglio produrre più qualunque cosa, automobili, voglio produrre più patate, che ne so, qualunque cosa. Se sei di più è progresso. È ovvio che tutti hanno un po' dei dubbi sul fatto che questo possa chiamarsi progresso, ma il progresso è proprio il termine di confine, perché il progresso, per giudicare se è un progresso o non è un progresso qualcosa, ci vuole una scala di valori con cui giudicare. Cosa che non è implicita nella tecnologia né nella scienza, per dire se è progresso. Se io scopro una cosa nuova è certamente qualcosa in più. È un progresso? Che cos'è il progresso? Quali sono i valori in base a cui misuro se è un miglioramento, diciamo così. La scienza, qui andrò anche un pochino più veloce di quanto non sia nelle diapositive, comunque citiamolo pure. La scienza ovviamente è un termine onnicomprensivo, la scienza poi si specializza, per cui più oggi che in passato è il caso di parlare di scienze più che di scienza, no? Perché abbiamo delle conoscenze specifiche per settori, in certi casi estremamente specializzate, in certi casi un po' meno, meglio all'interno di questi grandi settori ci sono poi dei filoni specialistici. Diciamo che una classificazione molto molto di massima può essere quella che vedete qui. Noi abbiamo le cosiddette scienze esatte. Le scienze esatte attengono essenzialmente alle conoscenze di tipo matematico. Lì ha senso usare l'espressione esatto, è l'unico caso. 2 più 2 fa esattamente 4, è una conseguenza della definizione di numeri e di numeri interi e dell'applicazione di meccanismi che noi ci troviamo nella nostra mente. Questo è quello che noi definiamo in quel modo, è esatto. Non è detto che corrisponda al mondo che c'è fuori, però in questa cornice è esatto, le scienze esatte sono quelle. Poi abbiamo le scienze naturali, vedete che ho detto poi, perché non sono la stessa cosa. Le prime servono in qualche modo a esprimere le proprietà di un sistema fisico, a illustrare le leggi del mondo fisico, però le scienze naturali, la fisica, la chimica, sono quelle storiche, ma potrei aggiungere ovviamente la biologia, che è altrettanto naturale quanto le altre, sono conoscenze che vengono acquisite in riferimento al mondo. La matematica non ha bisogno del mondo, le scienze naturali ovviamente sì, perché quello è il loro campo di azione. Ma poi ci sono tutte le scienze umane, sono forme di conoscenza, ovviamente piuttosto diverse da quelle che ho citato prima, in cui c'è un campo, ampio campo alla ragione e all'osservazione,
per scoprire che il comportamento umano, noi siamo esseri razionali, è profondamente irrazionale. E questo è quello che uno constata ogni giorno considerando le scienze umane. E le scienze umane si articolano poi in tutto quanto, appunto, nel messo storia, diritto, fate un po' voi, no? Umane, vedete poi le scienze sociali considerano gli esseri umani insieme dentro le società, quindi sociologia e così via. Avete le scienze economiche. Scienze economiche sono della stessa classe di queste ultime, non sono della classe delle scienze naturali. Le scienze sociali sono scienze del comportamento umano dal punto di vista del dare e dell'avere, dello scambio. Sempre il comportamento umano è. In certo senso l'economia è una branca della psicologia. Pensate a quello che sentiamo tutti i giorni di tutti i telegiornali, insomma, tutti i giornali. Oggi come la prenderanno i mercati? I mercati sono nervosi. Non bisogna spaventare i mercati. Ci sono delle scienze che usano questi termini, la psicologia usa questi termini, perché la paura o altro, la sicurezza o meno, è un qualcosa che si prova, la psicologia lo studia, l'economia pure, soltanto che non è così in genere che studia questi comportamenti, ma dal punto di vista del potere di acquisto, è dello stesso gruppo di quelle scienze. Le scienze della vita sono in un certo senso affini alle scienze naturali, anche se sono molto peculiari. La vita è qualcosa che dal punto di vista scientifico nessuno ha definito, o meglio, ci sono delle definizioni formali che però chiaramente non dicono nulla su cosa realmente sia la vita come fenomeno. Descrivono i fenomeni allegati alla biologia, che è un'altra storia. Vabbè, qui andiamo veloci, la regina delle scienze e la matematica, un discorso storico, diciamo, l'ho già detto prima, la matematica è qualcosa che attiene non tanto al mondo, quanto alla coerenza interna di una costruzione logica. E in quell'ambito lì il criterio di verità, se volessimo usarlo come criterio di valore, potremmo dire che ciò che è vero è ciò che è dimostrabile, dal punto di vista matematico è così, ciò che non è dimostrabile non si può dire che sia vero. In qualche caso potrebbe anche esserlo, ma non è detto che non possiamo dire che sia vero. Appunto, ci sono dei seri dubbi al riguardo. Il metodo matematico va per dimostrazioni di teoremi, si afferma un'ipotesi, si afferma una tesi e si mostra un processo logico che a partire dalle ipotesi, se non è una sola, dalle assunzioni, dagli assiomi fondamentali, verifica se il teorema è soddisfatto oppure no. Le ipotesi per definizione non sono, gli assiomi non sono dimostrati per definizione, l'assioma è tale non perché è stato dimostrato, ma non è dimostrabile. Tutto questo è, secondo me, lo studio della nostra mente. La matematica non studia il mondo, studia lo strumento di cui noi siamo dotati per ragionare ed estrae tutte le possibilità. Giochiamo con delle ipotesi e estraiamo tutte le possibilità, le possibili conseguenze. Che poi questo sia applicabile ai fenomeni intorno a noi è una cosa vera, ma non così automatica e da guardare ben da vicino nei dettagli per capire fino a che punto questo sia. Una parte, un aspetto, come dire, ideologico è quello di assumere che ciò che è vero per la matematica implica una proprietà del mondo fuori di noi. Non è vero, non è detto affatto. È una proprietà della nostra mente. La nostra mente, cos'è la mente? È un'altra questione su cui non mi addentro. Ma diciamo, la nostra mente è qualcosa che si è sviluppata, evoluta con noi, la specie umana. E qualunque sia, non sto parlando del cervello, sto parlando della mente, che ovviamente ha come controparte fisica il cervello, è comunque legata all'ambiente in cui la specie umana si è evoluta. Immaginate di voler fondare un'etica sulla matematica, c'è anche chi pensa cose di questo genere, e qui vi si dice che non ce la fate, perché il sistema non si chiude. Un sistema logico, che usi i numeri, questi sono i teoremi di Gödel, non può essere simultaneamente completo, quindi in grado di spiegare tutte le proposizioni che si possono costruire a partire da certi assiomi, e coerente. Quindi i casi sono due, o è completo e allora non è coerente, quindi c'è contraddizione all'interno, o è coerente e allora non è completo, c'è qualche affermazione che non è dimostrabile.
E quindi non è che potete costruire una cosa, dice, beh, qui gli esseri umani sono deboli e fragili, ma se io costruisco una bella costruzione matematica, paf, lì questo viene prima, questo viene dopo. E no, la matematica dice che non è così. La verità della scienza, vogliamo fondarci su dei valori o altro, quelle della matematica sono scolpiti nel marmo fino a un certo punto, perché certe cose non si possono scolpire nel marmo, l'ha detto Weber, no? Quelle delle scienze naturali sono sempre in cammino, cioè c'è un progresso, se vogliamo usare questo termine, capisco di più progressivamente, ma non è che una volta che ho definito una legge, quella la metto da parte, resta così e io vado avanti, cerco nuovi fenomeni. Perché la storia se ne incarica, ma anche il metodo stesso se lo dice, in realtà fenomeni più sottili o nuovi che non avevo incontrato prima possono indurmi a modificare la teoria che avevo formulato prima. La teoria spiegava certe cose, però quando arriva un nuovo fenomeno quello non entra, non è coerente. Allora io devo fare una nuova teoria che spiega quelle vecchie che erano già spiegate, però spiega anche quella nuova, con dettagli in più. Quindi la teoria viene come minimo modificata, in certi casi viene totalmente abbandonata e sostituita con un'altra. Scienze sociali sono un problema serio al riguardo, perché a questo punto non hanno nessuno dei, diciamo, vantaggi delle scienze naturali, hanno tutti gli svantaggi dell'avere come oggetto la natura umana, la quale si dice sia razionale, ma i comportamenti ovviamente riscontrati sono profondamente irrazionali. Seguono criteri che hanno a che fare con scale di valori che ognuno ha scelto, assorbito, ricevuto, no? E che non sono le stesse per tutti, per cui i comportamenti sono contrastanti, confliggenti. Le cosiddette scienze sociali devono guardare questo scenario, considerando l'umanità nel suo insieme, tutto un villaggio, un'intera città e così via, e tentano a questo punto di fare niente meno che delle previsioni. E le previsioni sono un po' come quelle degli economisti e delle borse, no? La ripresa sarà nella seconda metà del 2013, e la prima metà del 2013, la seconda metà del 2012 e così via, no? Ogni volta vi dicono che succederà, poi se voi andate a vedere quelle dichiarazioni precedenti, dice, vabbè, era meglio se stavate zitti, prima o poi qualcosa succede, ma l'esito non è prevedibile. Però anche in tutto questo ci mettono della matematica e così via, fanno delle valutazioni. È ovvio che lì tutto è fortissimamente influenzato da assunzioni a priori. Nel campo sia sociale, soprattutto economico, l'assunzione a priori su ciò che vale e ciò che non vale. Se io assumo che l'essere umano è intrinsecamente egoista, cosa che sperimentalmente uno può verificare, ma che a misura è vero, se assumo questo, allora se io voglio governare un paese o l'economia, devo assumere di avere 1 milione, 10 milioni di soggetti perfettamente egoisti, in cui l'obiettivo è ottimizzare l'utile personale. L'ideologia ti dice che se fai così ottimizzi l'utile generale, ma la matematica dice, si chiama teorema di Nash, che non è vero, che posso avere delle soluzioni a un problema in cui se ciascuno rinuncia a quello che pare essere l'ottimo personale, l'ottimo globale è migliore per tutti. Ma se io assumo che questa capacità di identificarsi col gruppo non ce l'abbiamo, è un'illusione, allora non c'è niente da fare. La soluzione è quella che è del cercare di ottimizzare ognuno il suo vantaggio. Peggio per chi non ce la fa. Dimensione strettamente ideologica, ma con una forte valenza etica, c'è quello da fare. Se io assumo che gli esseri umani sono egoisti, tutti i discorsi solidali, queste cose qui, sono sciocchezze, o meglio, sono dei settori economici. L'economia è fatta di miti, no? Quello che regola il benessere delle nazioni è il mercato, che oggi è il mercato globale. Dal punto di vista delle scienze sperimentali si potrebbe dire che non c'è un esperimento che lo provi, tendenzialmente gli esperimenti, più che gli esperimenti di osservazioni, sembrano indicare che non è vero, ultimamente non funziona la baracca, cioè non garantisce affatto questa sorta di miglioramento che lì è visto sotto forma di crescita, no? La crescita. Oggi, se sentite i discorsi televisivi, tutti i telegiornali, tutti i giornali, tutte le pagine, tutti i partiti, perché poi queste trasversali, le liti sono su altre cose, cioè,
qui siamo in crisi, bisogna crescere. È un'affermazione ideologica, basata su un valore che nessuno riconosce esplicitamente, il quale valore è quello dell'individuo, punto. Il quale è stato teorizzato, questa idea, questa ipotesi, proprio dal Settecento, quando nasce la scienza economica. Ma all'inizio è teorizzato con qualche dubbio, dice, beh, facciamo l'ipotesi, facciamo come se. Poi se non lo è, vedremo, ma noi ragioniamo così. Vabbè, insomma, si può discutere. Dopodiché diventa un dogma. Quello è il presupposto. È il presupposto sostanziale, ma lo rimuovo, non ne parlo più. Da lì in avanti è tutto ovvio, siccome quella cosa là è ovvio che il problema è la crescita, no? Scientificamente non ha senso tutto questo, no? Se io metto al centro il valore, no? Altra assunzione della persona o altro, il problema non è crescere o non crescere, è assicurare a tutti condizioni dignitose, per esempio, no? Che non coincide con la crescita. La versione ideologica è quella che ti dice, è vero, bisogna offrire a tutti, lo dico in un buon po' diverso, pari opportunità di arricchirsi, aggiungiamo, no? È un mito, un'utopia, detto così, no? Quello bisogna. E per poterlo fare bisogna che il sistema economico cresca. Il potere di acquisto è una forma di potere tale perché tutti gli altri me lo riconoscono. Vecchi tempi, il più forzuto, il più debole, il più forzuto, se anche prepotente, dà un pugno in testa al più piccolo, è oggettivo. Uno può non condividere, ma è oggettivo. Ma per quanto riguarda il potere di acquisto, e dice quello ha un sacco di soldi, cosa vuol dire? Immaginiamo che siamo presi da una strana malattia per cui nessuno riconosce più la moneta da domani. Pensate che caos. Ma a un certo punto dice quello è straricco, cosa vuol dire straricco? Uno che è ricco e può comprarsi di idiota e così via perché gli altri riconoscono che lui lo può fare. Se uno decide che non lo può fare, quello diventa miserabile il giorno 5 secondi dopo. Ora, il sistema che abbiamo messo in piedi in questo modo rispecchia un sistema di valori, un discorso etico, in cui la base è il potere. E il denaro rappresenta il potere. Lo chiamiamo potere d'acquisto, ma poi è potere. Il potere d'acquisto è la rappresentazione del potere. Il potere è tale solo se gli altri lo riconoscono. Non è oggettivo il potere, meno quello dei muscoli. Questo potere qui nella società non è oggettivo. È oggettivissimo perché produce effetti, ma in quanto tutti gli altri lo riconoscono. Anche quelli che ne subiscono le conseguenze. Anche il barbone riconosce l'oggettività di questa situazione. Se non la riconosce, va e prende un pezzo di pane, un barbone magari ha compassione, ma se un altro lo mette in galera. Cioè altri accettano una convenzione secondo cui lui non può modificare il suo stato. Il problema non è l'accesso quindi a dei beni naturali in relazione al fatto che questo ti serve per creare condizioni adeguate di vita. È una scala di potere che viene gestita in un sistema complessivo che può essere analizzato scientificamente, forse non si nota né quello che sto facendo, in cui la situazione è questa. Se voi notate, adesso anche con la scusa della crisi, in realtà ti viene sempre detto implicitamente, anzi molto spesso esplicitamente, che bisogna sostenere la ricerca per fare. È un po' come la storia di prima, che bisogna mangiare perché sennò va in crisi l'industria alimentare, non perché ne hai bisogno. Allora, non è che devi acuire i tuoi strumenti di conoscenza per capire meglio come diavolo siamo fatti noi e che cosa stiamo a fare nell'universo. Nobile obiettivo. No, bisogna acuire le nostre capacità di costruire delle macchine che servano, l'ideologia di prima, il sistema di valori di prima, ad incrementare la produttività. Per cui se tu prometti o dai la sensazione di poter inventare un marchingegno sulla base di quello che si sa scientificamente, che aumenterà la produttività, io ti finanzio, io ente pubblico ti finanzio. E l'etica che fine fa? Adesso arrivo alla conclusione, non riuscirete a leggere, ma no. Allora, la scienza non definisce i valori e non individua i fini, la scienza. Interpreta, coglie e analizza fatti. La tecnologia entra in gioco dopo che le finalità sono definite da esseri umani. E le finalità rispecchiano un sistema di valori, o esplicito o implicito. Quindi la tecnologia è un insieme di mezzi, di strumenti, non di finalità. Non ha un valore etico nella tecnologia, nella scienza, se per quello, no?
la crescita, ve ne ho sparlato abbondantemente questa sera, non è un fine. Non è un fine quello. Potrebbe essere un mezzo se fosse possibile, ma non è possibile. No? Non è un fine. A questo punto eravamo partiti col progresso e ballo excelsior. Il progresso è solo una questione etica. L'incremento delle conoscenze è un fatto, può essere una buona cosa, più so e meglio capisco. Ma se più so e più so fare, non è detto che sia meglio. Se capisco di più, va bene. Se so fare di più, è come dire che i bambini, anziché giocare con i maschi che amano queste cose di più con le spalle di cartone, gli do dei mitra. Il progresso è quello, ma loro sono sempre quelli di prima. E caspita, se usano per giocare alla guerra i mitra anziché la spalla di cartone, capite benissimo cosa può succedere. Da questo punto di vista, se per progresso si intende mezzi sempre più potenti, non è affatto detto che sia una cosa buona delle tecnologie. Ci vuole contestualmente una maturazione, la quale però non si ha, come dire, non avviene automaticamente con il progresso. Dal punto di vista delle capacità etiche, non risulta che all'interno della storia umana ci sia stato nessuno sviluppo particolare nel senso del progresso. La storia umana è brevissima, eh? 5.000 anni sono niente dal punto di vista di quello che succede. Però, se uno guarda i documenti, a parte la lingua, a parte così, le cosmogonie, a parte appunto le forme e le conoscenze materiali, quando vedete le prime tracce di pensiero umano, trovate che somiglia maledettamente a quello di quelli che pensano oggi, i problemi, quelli che vi sto dicendo. Non è che li scopriamo, certo che adesso in questa forma, questi numeri, le macchine, ma voi trovate della roba che praticamente dice le stesse cose 3.000 anni fa. Trovate delle cose così nei Veda, per dire. Allora, evidentemente, se c'è, l'evoluzione umana non sembra tenere il passo con l'evoluzione della capacità tecnologica. Il progresso dovrebbe essere qualcos'altro ed è molto più difficile da conseguire. La conoscenza è utile, il saper fare può essere utile o meno, ma dipende dagli obiettivi che uno si pone. La questione etica è totalmente aperta, come vedete. Non vi ho parlato di parte degli aspetti biologici e così via, perché non è il mio campo, chiaramente lì sovente è il punto in cui oggi sembra che confligga di più, ma secondo me questi aspetti sociali ed economici confliggono più o meno tanto quanto i problemi etici sul fine vita e così via. Ci sono problemi aperti molto grandi, ma anche questi e altro che se sono problemi etici. Mi fermo.